siamo nell'orario convenuto. Quindi anche se arriva qualcuno dopo, sì, ci troverà certo. Strada facendo, certo. Poi ci trova, non c'è problema. Bene, allora noi oggi abbiamo Nadia Verdile, la ringraziamo molto di essere venuto. Io ringrazio anche Valeria che è stato il tramite di questo incontro. Devo dire che il libro di questa sera è un libro, mi dispiace che non c'è il dottore Sterlicchio, ma purtroppo sapete di questa vicenda che ha colpito un po' la sua famiglia, il nipote, di questo investimento a Milano che c'è stato di questo nipote a cui lui molto teneva, che sta rientrando da Milano dove è stato investito, era credo un ufficiale di polizia. Sottufficiale di polizia. Comunque, quindi la mia, ciao Luigi, la mia, il piacere oggi di discutere di un argomento delicato, complesso, bello, storicamente ben inquadrato da Nadia, e mi fa piacere leggerlo perché farvelo conoscere, perché il testo che noi presentiamo, abbiamo perduto la bussola, che come ho scritto nel comunicato stampa è in realtà un passaggio di una delle lettere da Capri di Ferdinando IV, Ferdinando IV di Borbone alla moglie Maria Carolina. Ferdinando IV di Borbone dopo il 1815 sarebbe stato conosciuto come Ferdinando I, regno delle due Sicilie, ovviamente, sono notizie storiche banali che voi conoscete bene, quindi non è utile che ve le rievoco, però Ferdinando IV di Borbone, al di là del contenuto, per la verità anche del commento che è stato fatto, io l'ho riportato perché Raffaella Capri è una persona che conosco, che stimo molto, però il commento di Raffaella Capri in questo volumetto è un po' riduttivo, secondo me. Non vorrei sembrare presuntuoso, ma devo dire che Raffaella Capri si concentra su un aspetto relativo alle lettere in sé per sé considerate, quando il testo, il libro, il piccolo libro che noi oggi presentiamo, ma ricchissimo di spunti, il piccolo libro che noi oggi presentiamo è pieno di altre cose. Innanzitutto perché le lettere non sono l'unica cosa che ci sta nel libro. Nel libro ci sono altri due capitoli, anch'essi abbastanza agili, in cui il primo parla di questa coppia reale, appunto, di cui vi parlavo, Ferdinando IV e Maria Carolina d'Asburgo, nata a Vienna, a Schönbrunn, quindi un Asburgo nel senso più dignitoso del tempo. E poi parla di un luogo, un palazzo, lo palazzo appunto, della famiglia Canale, che è conosciuto anche come Palazzo Canale a Capri, che è il luogo nel quale si recava Ferdinando IV per trattenersi quando due volte l'anno, anche per un periodo piuttosto lungo, si tratteneva a Capri per la caccia alle quaglie. Una cosa anche abbastanza efferata, in realtà, quella della caccia alle quaglie, per come veniva praticata, tant'è che poi dopo è stata interrotta, a parte le guai, o hanno capito le guai, sono tutti sovestiti, quanto sta che lungo la strada, il periodo dell'ammazzamento, l'ammazzare è proprio l'espressione che utilizza Ferdinando IV, si interrotta. Ferdinando IV è un re anche voi tutto riconosciuto per le sue caratteristiche anche fisiche, anche per i modi, detto anche del Lazzarone, del Nasone, c'è cioè comunque un personaggio piuttosto colorito, grazie, ed era certo il contrario di Maria Carolina, perché Maria Carolina invece è nata appunto, come ho detto, a Schönbrunn, in un posto bellissimo, nella Vienna asburgica, più sì, appunto poi da una madre che era una donna di grande temperamento, una imperatrice riformista ante litteram, ed era lei stessa intrisa di consapevolezze culturali e riformiste, esattamente come la madre, che le derivavano evidentemente dalla madre, della famiglia di Lorena, dalla parte del padre, ma comunque personaggi straordinari in termini familiari, ma comunque anche lei stessa un personaggio straordinario, molto amato, anche riconosciuto come un personaggio straordinario da Vincenzo Cuoco, cioè da persone che non l'amavano. Ecco, tutte queste cose che vi ho detto, in maniera molto sintetica, anche un po' raffazzonata, sono contenute in questo libro. Che devo dire che è pieno, come dicevo prima, di elementi
da non perdere. Da non perdere perché secondo me Nadia ha una grande dono, un grande dono, scrive con grande chiarezza, scrive con ponderando le cose che dice, e nel dire e nel ponderare devo dire che dà uno spunto di riflessione in tutti i passaggi che utilizza per argomentare. E questa è un'occasione, perché per uno come me, che insegna all'università cose che hanno anche molto a che fare con la comparazione giuridica, molto a che fare con la storia, gli argomenti storici che utilizza sono effettivamente un'opportunità. Sono un'opportunità, e per la verità dopo io l'ho, nelle mail che ci siamo scambiati, nella mail che ci siamo scambiati, l'ho anche provocato a parlarci di un altro testo, però ne parleremo di San Leucio, cioè parleremo tra un po' di San Leucio, cioè anche dell'utopia di Maria Carolina. Le parlo in qualche modo del ventennio, del primo ventennio, non è quello fascista, ma del ventennio, del primo ventennio del reame di Ferdinando, che poi è stato il primo vero, e sono anche il mio amico neoborbonico, ma mi sarebbe piaciuto confrontarmi con lui su questo argomento. È stato il primo momento in cui poi i Borboni hanno fatto veramente qualcosa di autonomo, di indipendente, anche storicamente testato, all'interno dell'esperienza. Dell'esperienza prima di Napoli e poi delle due Sicilie. E devo dire anche questo lo mette bene in evidenza, e mette bene in evidenza, e sfumando sulla seconda parte, quella diciamo più efferata del regno di Ferdinando IV, è divenuto dopo non molto Ferdinando I, poi Maria Carolina torna a Vienna e muore Maria Carolina, invece Ferdinando IV resta a Napoli, diventa appunto poi. Ovviamente ci sono tutte le vicissitudini, nel frattempo arrivano gli inglesi, arrivano gli austriaci, non si capisce chi arriva, arrivano i francesi, ovviamente arrivano i francesi, arriva Napoleone, Murat, eccetera, ci sono tutti questi intermezzi, però la cosa bella di questo racconto è che si sofferma sulla parte buona, sulla parte bella, sulle grandi riforme che sono state fatte in quel ventennio. Sono state fatte grazie ad una donna, sono state fatte grazie a Maria Carolina, che si circonda di tutta una serie di persone. Ancora prima di Acton, di una serie di persone, e dopo Bernardo Tanucci, che in qualche modo accompagnano questa stagione bella di riforme in cui si crede, ancora prima della fase illuministica in senso stretto, ma l'illuminismo nasce molto prima, ecco, anche questa è una cosa di cui le sono molto grato. Ci ricorda Nadia che l'illuminismo, e soprattutto italiano, e l'unità d'Italia nasce molto prima dell'unità d'Italia, quando ricordo, io oggi l'ho detto in un articolo, grazie anche al ricordo che mi ha suscitato Nadia, un articolo che uscirà probabilmente domani sul Sannio, in cui ricordo Ludovico Muratori. E devo dire, lei lo ricorda molto bene Ludovico Muratori, lo ricorda in una nota, ma ecco, c'è questa capacità di dire con poche parole delle cose che poi restano impresse. E cita Ludovico Muratori per parlare di una cosa che attiene alla pubblica felicità, una cosa anche quella un po' in disuso, parlare della pubblica felicità, ricordandoci che la pubblica felicità è una cosa di cui Ludovico Muratori ha scritto prima, ha parlato dell'unità d'Italia in termini letterari, quindi culturali, molto prima dell'unità d'Italia, siamo nella prima metà del Settecento, del XVIII secolo. E non solo Ludovico Muratori lo ha detto e l'ha scritto molto prima dell'unità d'Italia, lo ha detto e l'ha scritto molto prima ancora che si sviluppassero delle idee illuministiche, anticipando argomenti che sono stati fatti proprio anche da altri scrittori di quello stesso periodo. Ci ricorda che un altro grandissimo scrittore di quello stesso periodo, a metà del Settecento, scrisse un'opera di filosofia politica che è stata considerata il patrimonio centrale delle opere di filosofia politica occidentali, ovviamente mi riferisco a L'Esprit de Loi e a Montesquieu, ma ci ricorda e ci evoca questa figura di Muratori come una figura straordinaria, ripeto, perché parlare della pubblica felicità significa parlare di una cosa che sarebbe stata fatta proprio, pensate un poco, dalla Costituzione americana molti anni dopo, molti no, ma una cinquantina di anni dopo è stata fatta proprio dalla dichiarazione di indipendenza americana. Poi molti la confondono perché ritengono che la dichiarazione di indipendenza sia parte della Costituzione, ma in realtà comunque del momento costitutivo dell'unità e dell'indipendenza americana. Quindi devo dire, una così grande, colta e forbita, ma al tempo stesso semplice, ben argomentata e sintetica evocazione, non potevo che ricevere un plauso, innanzitutto il mio plauso, ma un plauso di ogni lettore che si avvicina a un libro di questo tipo. Veramente un gran bel libro, ripeto, non tanto e non solo per le lettere, che sicuro sono gustose,
in cui ci sta questo libro che parla dell'amore sempre in termini di amicizia, in termini di devozione, devi non faccio niente se non lo dico a te, scusa, non mi sono dimenticato di dirti quella cosa, e tu l'hai saputo direttamente, mi è dispiaciuto molto, perché noi abbiamo le lettere di Ferdinando, non le lettere di Maria Carolina. Si scusa con la moglie che si è potuta dispiacere del fatto che lui ha preso una decisione senza prima informare la moglie, che effettivamente è una moglie che è molto presente, considerate questi due poverini si sono sposati giovanissimi, cioè per procura si sono sposati, poi hanno cominciato a divisi quando l'ha visto a Terracino, dalle parti del Terracino dove l'ha visto, a Portello dove l'ha visto quando arrivava dalla Spagna, sta poverina, ha visto questo uomo e ha detto quando è brutto, è un mostro, lui ha detto è un mostro, non se ne parla proprio, hanno alcune intenzioni, i matrimoni erano tutti combinati, anche per ragioni di Stato, appunto. Quindi ha dovuto accettare il protocollo, però devo dire poi ha fatto la sua parte e devo dire una cosa bellissima che ricorda Nadia, che la mamma di Maria Carolina, conoscendo le quali, lei ha avuto anche all'epoca si facevano 20 figli, come se niente fosse, no? Io ne ho uno e mi basta e mi avanza, ma dico, ma diciamo che all'epoca si era piuttosto prolino. E la cosa che mi ha colpito è che la madre, che conosceva bene tutti i suoi figli, di questa figlia, infatti, la madre di Maria Carolina, di questa figlia, infatti, in modo che sapeva le qualità. E quindi nel contratto di matrimonio fece inserire il contratto di matrimonio che a un certo momento della loro relazione, quando sarebbero accadute determinate cose, in qualche modo quando nasceva il primo figlio maschio, che è nato per la verità morì dopo poco, che è il terzo, se non mi erro, tra i suoi terzo figlio, Carlo Tito, quando se nasceva il primo, nel 1775, quando nasceva il primo figlio maschio, questo figlio maschio avrebbe sostanzialmente riscattato la moglie che entrava in Consiglio di Stato. Quindi la moglie poteva assumere un ruolo politico molto significativo all'interno del regno e lei lo assunse questo ruolo e lo esercitò con grande forza, con grande capacità e anche con grandi risultati, come vedremo tra l'altro. Quindi le lettere sono importanti, come ci ricorda Raffaella Capri, ma non sono tutto di questo libro, devo dire. Io mi sono gustato molto di più le altre cose, ovviamente le lettere le ho gustate perché ricordano delle cose che sono talmente lontane, però lui poi il re che parlava in napoletano, perché era nato a Napoli, Ferdinando IV, quindi parla in napoletano, dice che parla nel Nillo, no? La famosa frase del Nillo che lei si porta nella panza. Sì, no, che dice, sarebbe nata Maria Carmela, Devo dire, un libro veramente ambientato nel 1700, le lettere sono nel 1787, più o meno credo che ho detto tutto. Una cosa dice molto giusta Raffaella Capri, questa la condivido veramente, che non ci si aspettava che nel 1787 sarebbero avvenuti i cataclismi che si sono verificati poi dopo, che la Repubblica Napoletana, ricordo, sulla scia dell'esperienza illuministica della Rivoluzione Francese, la Repubblica Napoletana, a cui parteciparono anche molti di quelli che erano vicini a Maria Carolina, le persone a lei legate, i suoi consulenti, penso a un consulente che a me piace molto, che io ho molto amato da giurista, che è Mario Pagano, non solo scrisse la Costituzione, sapete, della Repubblica Napoletana e poi fu decapitato o fu indicato, non ricordo di quale delle due trattamenti gli riservarono, però certamente non fece una bella fine. E devo dire, mi dispiace, ripeto, che non ci sia il mio amico neoborbonico, perché i 124 morti che ci furono, quasi molti avvocati, devo dire, quindi a merito della mia categoria, non sono un avvocato negli albi speciali, però a merito di avvocati, molti avvocati furono tra coloro che parteciparono a questo fermento intellettuale della rivoluzione. C'è una spiegazione, adesso ce la darà la nostra amica storica, umanista, quindi anche questo voglio sottolineare, l'ultima cosa sottolineo, perché tante cose avrei voluto dirvi, ma le diamo poi un po' la parola, normalmente diamo la parola e basta, io non faccio interventi così lunghi, però vedi, questa volta mi piaceva farlo perché abbiamo una collega, una docente, collega anche di molte delle persone presenti tra di noi oggi, ma soprattutto un umanista, un argomento sul quale io mi intrattengo molto, anche il mio blog qui della Fondazione lo utilizzo molto, anche l'ultimo post parla proprio del bianco umanesimo, che tipo era anche un po' un'ironia sul bianco natale, però era anche soprattutto un riferimento a Silvia Plath al tema del bianco come un elemento caratterizzante il sorriso degli esseri umani. Vabbè, abbandoniamo per un attimo tutta questa considerazione, quindi un grande piacere di accogliere un umanista, una collega e soprattutto una persona che ha scritto un libro, che a mio giudizio è un libro che va letto, si legge molto facilmente peraltro,
il 20, quali sono le lettere che tu hai, sono contenute? 27 lettere. Le 27 lettere sono un'occasione. Qualche spunto lo prenderò qua e là. Ci sono ovviamente riferimenti a personaggi famosi che vanno da Vanvitelli, per esempio. Siamo nel 1787, quindi ci troviamo già nel... Sì, già c'era stata la, quello che noi qui abbiamo qui a pochi passi da noi, che è una cosa per esempio che mi rimane sempre impressa, la poca conoscenza, consapevolezza sannita e casertana di quell'opera straordinaria dei ponti della valle, conosciuta come Ponte della Valle, dove non so se tu sei venuta da lì. Sì, 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 ci sono passato, anzi, proprio li ho costeggiati. Che è un'opera con l'acquedotto, è un'opera straordinaria, tra l'altro Vanvitelli lì seguì tutto, poi l'ha continuato il figlio dopo la sua morte, ma devo dire un'opera straordinaria che come la Reggia, serviva la Reggia, serviva San Leucio, e come la Reggia è un'opera di una bellezza, tra l'altro di chiara vocazione romana, un'opera che noi non esaltiamo mai abbastanza, non c'è nessun cartello, peraltro io mi racconti che quella è una cosa del Settecento, da chi è stata fatta. No, ci sarà. Ma dove stai? Io non l'ho mai. Sotto, dove passano le macchine. No, dove passano le macchine, no, perché ci passa tutti i giorni, sarà che guarda, devo stare più attento. Vabbè, il mio maestro di storia dell'arte mi dice che sono poco attento. No, ci sta, ci sta. Vabbè, ci sarà pure, però se stessi in Germania una cosa del genere, ci sarebbero i riflettori che partono da Capodichino, partono da Capodichino e arrivano a Roma, i riflettori centrali su quell'opera, un'opera che tra l'altro si è conservata, è un'opera in tuffo che si è conservata benissimo, però. Senza nessun è sul marmo bianco, sul marmo, vabbè, ci farò caso. No, la trovo, è una sorta di lapide. Ah, sarà forse le lame mi fanno tristezza, però non è un'indicazione, diciamo così, di tipo turistico. No, non c'è un'indicazione, credo che un segnale stradale che dice vedrete tra 2 chilometri, vedrete una delle meraviglie del mondo, fa parte del patrimonio dell'UNESCO. Bravissimo, parte del patrimonio dell'UNESCO, bravissimo. Va bene, allora io mi fermo qua, diamo il benvenuto e facciamo un applauso a Maria. Vi ringrazio per essere qui, mi sento a casa, è la prima volta che vengo. Ma questa è la casa del nonno, questa è la casa del mio nonno, quindi con lui era così molto accogliente, quindi qua le persone vengono e si sentono subito. Sì, ed è una sensazione che ho provato proprio entrando, ed è una cosa bella, quindi ti faccio i complimenti per come accogli le persone. Io mi sono sentita immediatamente accolta ed è stata una bella sensazione. Poi volevo ringraziare, così facciamo due, Valeria, che mi ha fatto da tramite, mi ha presentato a te. Valeria è un'amica che è entrata nella mia vita per caso, insieme a Walter, insieme a tutta la sua famiglia, ed è rimasta, sapete, quelle cose che entrano e poi anche se uno non si incontra spesso, non si vede, che poi Caserta non è molto lontana, ma a volte non è frequentarsi. E il sentire le cose, e quindi sono contenta di essere a parlare di che cosa? A parlare di Carolina più che di Ferdinando. Perché io mi occupo di grazie per le cose belle che hai detto, sono talmente belle che non penso di meritarle, quindi non vi aspettate. Poi mi hanno invitato a cena, ma mi sa che la cena la devo offrire io per le cose magnifiche che mi sono state dette. Io mi occupo di storia delle donne, diciamo che questo è quello che mi interessa prevalentemente, e quindi io mi sono trovata a lavorare su Carolina e Ferdinando sulla strada della storia delle donne. Perché? Perché io abito a Caserta e il liceo dove io insegno è a San Leucio. San Leucio è la frazione borbonica per eccellenza della città di Caserta, dove c'è stata un'esperienza straordinaria, ma veramente straordinaria, che se fosse capitata in qualsiasi altro posto del mondo, altro che riflettori, io credo che il Belvedere, che è questa piccola reggia, dopo vi faccio vedere qualche immagine, in un altro posto del mondo, in un altro posto d'Italia, in un'altra cultura, in un'altra situazione, sarebbe diventato una sorta di luogo di pellegrinaggio, ma dei giuristi, perché è la patria del diritto delle donne.
Cioè, Saleucio nel 1789, il primo gennaio del 1789, viene pubblicato uno statuto che è rivoluzionario in assoluto, perché in questo statuto, che andava a normare una piccola colonia, anche quella un'esperienza illuminata e illuminista, e poi spieghiamo perché solo Maria Carolina poteva volere quella cosa e non Ferdinando, e perché tanti giuristi poi vanno a morire, perché i giuristi sono i migliori amici di Maria Carolina, fanno parte di quell'entourage, sono massoni che lavorano alla corte e sono gli amici di Maria Carolina, sono quelli che poi tradiranno, mettiamolo tra virgolette, perché sceglieranno di cambiare pensiero politico. E anche lì va poi spiegato perché Maria Carolina è stata terribile, è stata cattivissima, ma va spiegato perché è stata cattivissima. Spiegare non significa giustificare, ma significa capire il perché di certi comportamenti. E allora, i miei studi su questi due personaggi nascono perché la mia scuola, nell'ottobre del 2003, ospita una delegazione argentina che era in visita in Campania e viene a vedere Saleucio. Insomma, io mi trovai a dover spiegare in una specie di inglese pezzotto, diciamo così, perché non era esattamente un inglese comprensibile, cioè corretto, che quel luogo magnifico dove le donne e gli uomini erano uguali per legge l'aveva voluto Ferdinando. Lo spiegavo e mi dicevo, ma che sto dicendo? Perché non era possibile, cioè non ci avevo mai fatto caso. Pur vivendo là. Per fortuna c'è il mio carbonico, possiamo dire liberamente. Lo diciamo liberamente, perché io quando ti dicevo prima, questo è un handicap per me, perché succede spesso che si legge lettere tra Ferdinando e Maria Carolina e dice è neocarbonica. Sì, sì, è vero. Io non ho nulla contro gli antiborbonici e contro i neoborbonici, perché sono punti di vista, sono pensieri. Io non sono né antiborbonica né neoborbonica, cerco di fare la storica, quindi leggo le carte. E allora Ferdinando, che è un po' il personaggio di cui ci hanno tanto raccontato, anche lì non tutto vero, perché poi molto è stato anche ricostruito su una storia del Borbone di Napoli che scrisse Dumas. Dumas era romanziere francese antiborbonico, dunque affidare la storia dei Borboni ad uno che è antiborbonico, che non è del posto, e che fa il romanziere, e poi considerare quei 7 volumi come storia, beh, anche questo, insomma, non siamo stati proprio bravi noi, però ci ha fatto comodo a quella storiografia che ha raccontato la nostra storia da un punto di vista soltanto. E quindi, mentre spiegavo a questi argentini che questa era una cosa voluta da Ferdinando, capivo che raccontavo una cosa non vera e quindi promisi a me stessa di iniziare a studiare, perché io devo capire perché questa cosa non può essere stata idea di Ferdinando e chi c'è dietro questa cosa. Perché? Perché ancora oggi, forse è anche normale che sia così, non proprio normale, ma comunque è consuetudine, gli uomini pensano agli uomini. E l'attenzione sulle esigenze e sulle esigenze del mondo delle donne è un po' estraneo a loro pensare, probabilmente per motivi di educazione, sicuramente, per cultura, per formazione. Allora, vi immaginate Ferdinando, maschio, maschilista, cacciatore di due specie, di due tipologie, cacciatore di donne e cacciatore di animali, che poi pensava ad una legge che, nero su bianco, dicesse che le donne e gli uomini erano uguali, che dovevano andare a scuola alla stessa età, che quindi dovevano avere la stessa formazione, che dovevano avere lo stesso lavoro, che dovevano avere la stessa paga, che non dovevano portare la dote e che l'ultima parola nel fidanzamento spettava la ragazza, per cui se la ragazza era d'accordo bene, altrimenti che nessuno metta parola, scrive il codice, su quanto deciso dalla fanciulla, che non mettano parola i genitori. Prevede il codice di Saleucio che le donne abbiano stessa parte di eredità alla morte di genitori. Il codice di Saleucio prevede che i genitori, la madre e il padre, educhino alla stessa maniera i figli.
Noi abbiamo dovuto aspettare il 1975 con la riforma del diritto di famiglia per avere l'equiparazione, no? La patria potestà scompare, non nella nostra mente, io sui libretti della scuola continuo a leggere firma del genitore o di chi esercita la patria potestà, dovrebbe essere potestà genitoriale ormai. Bene, 1789 a Sallercio, che non è su Marte, che non è dall'altra parte dell'oceano, accadeva questa cosa. Ed è stata legge per la colonia di Sallercio per 10 anni fino alla rivoluzione del 99, fino alla rivoluzione napoletana. E in questo luogo incredibile, veramente l'unica cosa che contava era il merito, perché prendevano tutti lo stesso stipendio, ad eccezione di quelli più bravi. Quelli che dimostravano di essere più bravi, alla fine dell'anno ricevevano un premio. È una cosa assolutamente straordinaria. E torniamo a Muratori e allo stato della felicità, che è poi tutto il pensiero di Muratori, quello che formerà i figli di Maria Teresa d'Austria. Ora, tra i figli di Maria Teresa d'Austria noi conosciamo sicuramente Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, che è stato il primo ad abolire la pena di morte, quello che in corrispondenza con Benjamin Franklin gli chiedeva informazioni sulla Costituzione perché voleva importare a Firenze la Costituzione, è stato quello che ha fatto le grandi riforme del Granducato di Toscana. Maria Carolina è la sorella di Giuseppe II, che in Lombardia ha fatto cose straordinarie, ma Maria Carolina è la figlia di quella Maria Teresa d'Austria di cui parlavamo, madre degli altri due, che prima fra tutte fa le riforme in Austria. E quando ci raccontano sui libri di storia, perché se ci sono le mie colleghe, i miei colleghi, queste cose purtroppo le verificano sui libri di storia della scuola, ci raccontano che l'illuminismo nasce in Francia, che diciamo i grandi cambiamenti e le grandi riforme si fanno in Francia. Allora io mi chiedo e vi chiedo, se veramente in Francia ci sono state tutte queste riforme, che necessità avevano di fare una rivoluzione? Se ci fossero state le riforme, non avrebbero fatto la rivoluzione. La Francia è l'ultimo Stato che fa le riforme, anzi non fa le riforme, tant'è vero che gli intellettuali devono fare la rivoluzione. E quindi la storia andrebbe raccontata diversamente. Ma non per partito preso, andrebbe raccontata diversamente leggendo i fatti. Allora, Muratori è il grande maestro dei figli di Maria Teresa. La linea guida del codice di Sallercio è la felicità. In ogni articolo si fa riferimento al fatto che i sovrani, in maniera paternalistica, vogliono costruire lo stato della felicità per il loro popolo, per quella colonia. E allora ritorna la formazione, diciamo, di base di Maria Carolina. Però il codice porta la firma di Ferdinando IV. Quindi, siccome porta la firma di Ferdinando IV, vuol dire che l'ha fatta Ferdinando. Ora, supponiamo di leggere una circolare che arriva nelle scuole o che arriva nelle università. Porta la firma di chi ha scritto la circolare o porta la firma del ministro che in quel momento fa il ministro? Firma chi è titolato a firmare, cioè il sovrano. Ma lo statuto di Sallercio fu scritto da un massone. Ora in famiglia c'era, famiglia intendo Maria Carolina e Ferdinando, una massona e un antimassone. Ora io vi chiedo, Eugè, uno a caso, se tu sei un antimassone, se tu sei un antimassonico, dico bene, ordineresti a un massone conclamato, conosciuto, di scrivere il capolavoro da cui tu ti attendi grandi lodi? No, chiederesti ad un antimassone. Dunque, noi abbiamo due persone in famiglia, una regina e un re, uno è un antimassone, una è una massona, il codice scritto da un massone non ci voleva Nadia Verdile per capire che l'ha voluto Maria Carolina. Se non volessimo considerare tutte le cose che abbiamo detto prima. Ciò nonostante, si continua a dire che il codice l'ha voluto Ferdinando. Ma poi, adesso vi faccio vedere delle immagini, posso? Vado così, andiamo con le immagini e ci rendiamo un po' più conto. Chi di voi è stato
mai a San Leucio. Chi conosce questa, questo posto? Quindi avete... Io per esempio lo conosco perché noi abbiamo l'università. Non c'è più. Non c'è più. Ci sono delle sale bellissime. Ci sono delle sale bellissime. Posso sapere, quando siete stati a San Leucio, di che cosa vi hanno parlato? Qual è il motivo per cui è conosciuto San Leucio? Per le segnerie. Allora, in quanti posti al mondo vi risulta che esistono seterie, luoghi dove si produce la seta? Ne è pieno il mondo. Como sicuramente non ha, Saleucio non si può paragonare a Como. Como è in Italia la patria delle sete. Vabbè, ma Como non ha storia, è più una seteria industriale. No. Ora, ma la storia delle sete di Como è famosissima. Quelle di San Leucio erano delle sete particolari. Non fa questo di San Leucio un luogo unico al mondo. Quanti di voi, andando a San Leucio, sono stati informati sulla grandezza di questo codice? Nessuno. Non è solo i lampadari di Modano. E allora, questo vi spiega perché in questo sud il gap non sarà superato mai se non prendiamo in mano le cose che abbiamo e cominciamo a raccontarle per quelle che sono. E allora, il progetto utopico di Maria Carolina, questa cosa, quando l'ho detta la prima volta nel 2004, che uscì il mio primo lavoro, suonò a Caserta come un'offesa imperdonabile, perché come mi ero permessa di dire che il codice l'aveva voluto Maria Carolina e non era di Ferdinando. Sommossa antiborbonica, cioè dei neoborbonici, che io avevo tolto un primato al Regno di Napoli. Io non ho tolto nessun primato al Regno di Napoli, perché San Leucio stava e resta in quello che era il territorio del Regno di Napoli. Il problema qual è? Maria Carolina era donna, era straniera ed era la moglie di una Borbone, di un Borbone. Nel racconto della storia successivo non teneva nessuna cosa che andava a suo vantaggio, per di più era la sorella di Maria Antonietta di Francia. Cioè non c'era una sola cosa che potesse andare nella direzione di far raccontare di lei gli aspetti anche positivi. Poi Maria Carolina è quella della repressione della rivoluzione del 99, per cui la carnefice, la crudele, quella che non ha avuto pietà di Eleonora. Non so se dire De Fonseca Pimentel o Eleonora Pimentel, perché Eleonora, come voi sapete, quando arrivarono i francesi e Napoli si aprì ai francesi, la prima operazione che fece fu quella di cancellare il de nobiliare, rinnegando la sua appartenenza a una famiglia nobile, dicendo: io sono la cittadina Eleonora Pimentel. Fonseca, che c'entra Eleonora con Maria Carolina? C'entrano moltissimo, perché Eleonora de Fonseca Pimentel è stata per 20 anni forse una delle persone più importanti nella vita privata di Maria Carolina. Talmente era così importante Eleonora de Fonseca Pimentel per Maria Carolina che aveva la Pimentel la responsabilità della biblioteca privata di Maria Carolina. Altra cosa di cui non si parla mai. Maria Carolina arriva a 16 anni, dall'Austria arriva a Napoli. Due sorelle erano morte prima di lei, non doveva essere lei la moglie di Ferdinando, non era previsto per lei. La prima sorella muore 5 anni prima che avvenga il matrimonio. Perché? Perché i contratti matrimoniali, lo sappiamo, si firmavano quando erano bambini, per cui muore la prima. Allora, giunti in età da matrimonio, si combina questo secondo matrimonio con una delle figlie di Maria Teresa. Perché Carlo e Maria Teresa volevano fare questo matrimonio per forza? Perché prima che arrivasse Carlo a Napoli c'erano gli Asburgo. E allora, per evitare che ci fossero ancora tentativi di ingerenze, che ci fossero guerre possibili per occupare quella che era la parte migliore dell'Italia, perché questa lingua di terra che va nel Mediterraneo per gli stati di una volta era il, anche per quelli di adesso, non a caso tutte le basi NATO ce l'abbiamo
soprattutto in questa lingua di terra che è il sud. Allora l'idea era quella di non farli, di non far scoppiare altre guerre, quindi un matrimonio, come accadeva per, tra tutte le casate, era il sistema migliore per tenere a bada la situazione. Si fa il secondo contratto matrimoniale, muore questa fanciulla di vaiolo, che era una malattia che devastava l'Europa e anche le famiglie reali non erano immuni. Per cui non era previsto, ma c'era la disponibilità di Maria Carolina, e quindi Maria Carolina si becca Ferdinando non prevista. Dalle lettere che scrive alla madre si capisce che contenta non è, perché arriva a Napoli e dice: me ne voglio tornare a Vienna dove mi hai mandato, glielo dice in tedesco, ma più o meno il tono è quello. È un bruto, un maleducato, è ignorante, non capisce niente, me ne voglio tornare a Vienna. Poi trovano un equilibrio. Dunque, quando arriva a Napoli, sedicenne, Maria Carolina parlava già il tedesco, il francese, lo spagnolo e l'italiano. Ferdinando, no, il napoletano. Il napoletano. Poi conosceva però anche il francese. Per, diciamo, fino a 3 anni fa si è dato per scontato che Ferdinando fosse ignorante per volere di Tanucci e principe di San Nicandro, che il principe di San Nicandro è praticamente il maestro, diciamo così, quello a cui Carlo aveva affidato, andando in Spagna, il compito di educare il figlio. Se non che lo storico Carlo Knight ha pubblicato tutto il carteggio tra Carlo e Bernardo Tanucci, ed è venuto fuori che il grande sovrano di cui tutti noi abbiamo parlato, che ha fatto cose straordinarie per Napoli, eccetera, eccetera, non ha fatto cose straordinarie per Ferdinando, perché Carlo dalla Spagna ha continuato a governare sempre quello che fino a 3 anni fa sembrava essere il governo di Bernardo Tanucci, in realtà era il governo di Carlo. E perché lo diciamo questo? Perché in queste lettere ci sono moltissimi passaggi in cui scrive e a Bernardo Tanucci e al principe di San Nicandro, dice: non fate perdere tempo sui libri a sua maestà, che vada a rinforzare le sue abilità fisiche, che vada a caccia, che vada a cavallo, che prenda molta aria, che stia all'aria aperta. Un po' quello che succede oggi nelle scuole, dove si fa qualsiasi cosa tranne studiare, no? Cioè noi che ci stiamo dentro lo sappiamo, progetti, controprogetti, esperienze, ma quello è un dato, e lo dico da sono docente. Perfettamente d'accordo. E io vengo dalla scuola del progetto, quando vennero fuori i primi progetti io pensavo che fossero una cosa buona, non è vero, sono tutte occasioni per far fare tutto tranne che studiare. Non ho capito. Curriculare slash. Si, cioè l'essenza, e si pensa a tutto quello che c'è intorno. Questo che cosa porta? Porta che quando i ragazzi hanno concluso il percorso di studi sono più o meno ciucci. È il percorso che ha fatto Ferdinando, perché se al posto di studiare se ne andava a caccia, andava a pescare, andava a prendere l'aria buona, tutto poteva fare tranne che studiare. Ma questo a chi giovava? Oggi giova da qualche decennio allo Stato, che più produce gente ignorante, più fa quello che ha fatto fino in mondo. Cioè, ci metto capella gatto per non dire un'altra cosa. Dopodiché, allo stesso modo, questo serviva a Carlo per continuare a governare tranquillamente dalla Spagna. Ferdinando c'aveva un timbro e autorizzava la firma dei documenti con quel timbro, perché si sfastidiava pure mettere la firma sotto alle carte che faceva, i bandi, tutte le cose, le leggi che venivano pubblicate. Quando arriva Maria Carolina, qualche mese si rende conto che dice: non va bene così, non può agire sul suocero, che fa? Agisce sul marito e lo mette a studiare. Di questa cosa noi abbiamo testimonianza nel carteggio di Ferdinando col padre, che scrive al padre, dice: ma che, in francese, mi fa studiare
dalla mattina alla sera, dalla mattina alla sera, e non si sopporta, ma sapeva, è proprio una cosa esagerata. Però Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, questi due che erano assolutamente strani si incontrano e tra i due nasce un rapporto di grande complicità. E cosa ce lo testimonia? Le lettere che Ferdinando scrive alla moglie, non solo queste lettere di questo librino, ma io ho curato un altro carteggio molto più corposo, del periodo proprio in cui Ferdinando sta a San Leucio, ed è il periodo che va a cavallo tra gli anni tra l'88 e l'89, quando esce il codice, e lui vive proprio a San Leucio. Perché? Perché siccome c'ha una malattia, come egli stesso scrive nelle lettere, alle parti ai quarti di basso, aveva una blenorragia che si era preso proprio in una di queste sue grandi passioni, che era la caccia delle femmine, e quindi sta in punizione a San Leucio perché il medico gli ha detto: a Carolina falla sta quieto, perché non è il caso che tu le possa passare la malattia. Allora lui sta là e le scrive, mi fa male proprio le descrizioni, poi gli descrive la pipì, se i dimenti, se è rosa, se è già, insomma delle cose. E perché quelle lettere sono importanti? Perché sono le lettere del periodo in cui c'è la genesi del codice. Ferdinando in tutte quelle lettere non fa un solo riferimento al codice, parla delle sete, parla dei cinghiali che ha ucciso, parla delle beccacce, e poi parla dei contadini, dei grani. Poi c'è una lettera bellissima dove dice: sono andato a vedere le uova, le ho trovate alcune sciacque, cioè andava a vedere pure se le uova erano state fecondate. Un agronomo, lui è stato un uomo sfortunato perché si è trovato a fare il re, ma secondo me aveva la vocazione dell'agronomo, cioè riesce a stare in mezzo campagna. Allora, il nostro agronomo è d'accordo, si sta incarrendo. E quindi questo. Dunque, questo è il contesto. Maria Carolina, da quando arriva a quando poi scoppia la rivoluzione francese, fa delle cose per Napoli straordinarie. Perché le fa lei? Perché Ferdinando non aveva voglia e non avrà poi voglia. Nel 75, come diceva prima nell'introduzione il professore, che cosa fa? Nel contratto è previsto che alla nascita dell'erede maschio la regina siederà nel Consiglio di Stato, perché Maria Teresa lo sapeva che di tutte le figlie, lo scrive in una lettera, anzi le cambia l'istitutrice a Maria Carolina prima di che viene a Napoli, perché dice: siccome lei è quella che più mi somiglia di tutte le mie figlie, devo cambiarle istitutrice, perché aveva bisogno di farle dare altre direttive. Allora siede al Consiglio di Stato, proprio nasce il figlio, il tempo insomma 3-4 giorni dopo il parto che proprio si deve fisicamente poter muovere, e va alla prima seduta del Consiglio di Stato. Che fa secondo voi come prima operazione? Licenzia Tanucci in trunco, proprio un'operazione immediata, lo ringrazia per i grandi servigi offerti allo Stato e dice che ormai ha l'età per andare in pensione. Perché? Era Tanucci che gli era antipatica a Maria Carolina. Tanucci era la lunga mano di Carlo, cioè Carlo governava il regno di Napoli attraverso Tanucci. Ora, poiché il marito non riusciva ad emanciparsi, l'unico sistema per far emancipare rispetto al padre Ferdinando era quello di tagliare il cordone umbilicale con la Spagna. Il cordone umbilicale con la Spagna si chiamava Bernardo Tanucci. Succede l'ira di Dio, no, ho sbagliato, l'ira di Carlo, il quale, furioso, capisce che Carolina ha grande influenza su Ferdinando e allora dice: qui bisogna intervenire. Come facciamo a sapere questa cosa? Che c'è una lettera bellissima pubblicata da Rumon sulla nuova antologia, uno degli ultimi anni dell'Ottocento, aveva trovato questa lettera, in cui Ferdinando scrive al padre, perché che cosa era successo? Era successo che arriva un ambasciatore dalla Spagna e diffonde l'informazione che Carolina c'ha l'amante. Ferdinando va su tutte le furie, perché dice: come, in casa mia,
mia moglie c'ha l'amante, non è possibile, scatena l'inferno nel Palazzo Reale e va alla ricerca di questo amante. La Bert Mueller, quando ha fatto quel film, che è una commedia, perché Ferdinando e Carolina è una commedia, ci fa un passaggio su questo, che Ferdinando esce pazzo, perché lui può tenere tutte le femmine che vuole, ma Carolina è la regina, come si permette? Poi se gliel'ha fatto sapere l'ambasciatore del padre, vuol dire da essere vero. Insomma, si mette Ferdinando alla ricerca di questo amante e si gira Palazzo Reale e segue Carolina, insomma l'amante non lo trova. Scrive una lettera in italiano. Lui scriveva in francese con il padre, tutta la corrispondenza tra Ferdinando e Carlo in francese. Qui non trova questa lettera, scritta in italiano, pubblicata. Devo avere le fotocopie, te le faccio vedere. In cui dice, in italiano, in napoletano, Carolina non nutre l'amante. Punto esclamativo. Era una liberazione. Dopo questa cosa, Carolina avrà, come dire, proprio carta bianca. Perché? Perché Ferdinando capisce che il padre rema contro, che Carolina non è cattiva come il padre l'ha descritta, che Carolina fa l'interesse dello Stato. Da quel momento Carolina è la sovrana del regno di Napoli. Avvengono un sacco di cose, la nunziatella la si deve a Carolina perché arriva Acton nel 1785, questo straordinario stratega che era stato il ministro della Marina del fratello, quel Pietro Leopoldo, granduca di Toscana. Non serve più in Toscana, Carolina scrive al fratello, dice tenisse qualcuno insomma a disposizione che mi può aiutare, che devo risollevare le sorti del re. Pietro Leopoldo dice ce n'è uno che non mi serve più, te lo mando, John Acton. Arriva John Acton, mette mano alla Marina, c'è una riforma straordinaria, viene riscritto addirittura il codice che riguarda il codice della navigazione, il codice marittimo, 1788, l'anno prima del codice di San Leucio, dove è previsto che le donne possono acquistare e vendere le navi, il primo codice al mondo. Lo pensa Acton, glielo chiede Maria Carolina. E perché glielo chiede Maria Carolina? Perché le signore che stanno qua dentro lo sanno che se non ci pensiamo noi a lui, chi ci pensa? È vero o no? Allora, avete mai visto una legge fatta dagli uomini che si accorge che noi esistiamo? È difficile, cioè dobbiamo stare sempre lì e dire ci siamo anche, ehi, ci sono anch'io. I programmi del concorso, l'ultimo, quello che si sta svolgendo, e fortunatamente ci sono le donne che se ne accorgono, perché se no non se ne accorgerebbe nessuno, c'è stata una straordinaria polemica perché nei programmi previsti per le aspiranti e gli aspiranti docenti, per esempio prendiamo la letteratura, non c'era una sola donna, ci saranno state delle scrittrici negli ultimi 600-700 anni in questa Italia, penso che qualcuna c'è stata. Neanche una sì, Elsa Morante, era inserita solo Elsa Morante. Storia dell'arte, non un artista, è pieno così di artiste, ma non solo in Italia, è pieno così il panorama delle artiste, non una. Storia della musica, non una musicista. E allora ci sono state le donne delle facoltà europee, non italiane, che hanno telefonato alle colleghe italiane, dice ma noi abbiamo visto i programmi, ma voi non ve ne siete accorti che le donne non ci sono, che figura, io ho pensato, però meno male che l'abbiamo fatta questa figura tra di noi, perché fu scritta una lettera terribile, mandata al ministro, pubblicata sui giornali, solo alcuni naturalmente, perché non tutti i giornali poi si interessano di donne, e quindi si è sollevata l'attenzione. Sono cambiati i programmi? No, stanno facendo i concorsi e i programmi sono a base maschile, quindi non pensavano e non pensano le donne e gli uomini. Avrei detto il Presidente della Repubblica si dice che sia donna. Allora, si dice pure che il prossimo papa è nero, però voglio dire, non è questo che poi ci possa aiutare. Si sono come la Fornero. Speriamo, speriamo. Si sono come la Fornero. Sì. Oddio, si sono come Berlusconi, allora che dobbiamo dire? Ci avete più esempi negativi voi che noi. Questo è bene, cioè, tutto il bene che ricordo, però. Ma lo devi dire, tu scegli. Allora, come al solito, dilago, perché Eleonora De Fonseca Pimentel, abbiamo detto, era importante? Perché
da quando arriva a Napoli fresca sposa Carolina, si fa mandare tutte le pubblicazioni che vengono fatte a Vienna in lingua tedesca. Sono 6.443 volumi conservati oggi alla Biblioteca Nazionale di Napoli in un'ala dove non si può accedere, perché il direttore Gian Caspro ritiene che quei libri, nonostante siano patrimonio della biblioteca e quindi nostro, perché noi abbiamo diritto ad accedere, siccome hanno il marchio Maria Carolina, sono libri infami e non si possono consultare. Questo lo dico per cognizione di causa e ho, come dire, parlato anche per il, grazie all'intercessione di un amico comune con Gian Caspro al telefono. Io non sono solita alle raccomandazioni, ma per arrivare ai libri di Maria Carolina sono stata disposta anche a farmi precedere da una telefonata di Massimo Capaccioli, docente di astronomia alla Federico II, grande amico di Gian Caspro, era a cena a casa mia una sera, si parlava, io chiamo io, ma come, ti faccio vedere, domani ti si apriranno le porte. Manca Massimo Capaccioli e l'astronomia, il telescopio e tutte le cose che lui fa, hanno potuto aprire il pacco per farmi accedere a questi. Comunque questi 6.443 volumi che si sono accumulati negli anni venivano da Vienna ed erano la cosa più preziosa che Carolina aveva. Perché lo diciamo? Perché immaginate che quando Maria Carolina va in fuga in Sicilia si fa caricare, io me ne immagino in questi bauli, perché 6.443 libri, non proprio i librini miei, ma i libri di una volta, hanno avuto anche un peso, quindi spostarli da Napoli e farli andare a Palermo credo che sia stato uno sforzo notevole. Che ne sappiamo? Ce lo dice Carolina Bonaparte, la quale scrive alla cognata Ortensia e dice, si fa un giro per Palazzo Reale a Caserta, dice sì, è un appartamento della regina, c'ha 54 stanze, 6 sono destinate alla biblioteca, ci sono i mobili ma non ci sono i libri. Perché? Perché Maria Carolina dice almeno i libri non del porto, perché già sapeva il progetto napoleonico. Napoleone è eroe che si è rubato tutto cosa, mentre invece gli altri che hanno cercato di costruire non sono buoni. E allora ritorniamo a noi, ripreciso, non sono borboni, non sono neoborbonica, però bisogna, gli sarebbe piaciuto molto, però quando le cose sono vere l'ammarisce. E allora che cosa che fa Eleonora De Fonseca Pimentel? Fa la bibliotecaria ed è la responsabile della biblioteca di Maria Carolina. Eleonora De Fonseca Pimentel è quella che avrà, grazie a Maria Carolina, la possibilità di divorziare da quel bruto del marito e avrà la possibilità di avere un vitalizio che lo Stato dà, il re dà a questa donna che, rimasta sola, non può altrimenti sostenersi. Lo fa Maria Carolina perché? Perché sono molto amiche, tanto amiche da affidargli la cosa più cara che aveva. Chi sono quelli che muoiono sul patibolo? Sono tutti quei giuristi. Filangieri se la scampa perché muore prima, perché Filangieri muore nell'88, però è il gruppo. Domenico Cirillo è il medico personale di Maria Carolina, cioè è quel gruppo di intellettuali, tutti massoni, perché la massoneria allora non era la massoneria di oggi, che è una cosa, allora significava far parte del meglio dell'intelligenza. Tutti i grandi intellettuali del tempo erano tutti massoni. Maria Carolina è quella che fa l'unica loggia massonica femminile e la fa a Napoli, per la quale viene osannata in Francia per essere la madrina di una loggia massonica femminile. Unica esperienza che si registra, perché poi la massoneria era ed è rimasta maschile. Quindi è una che l'idea dell'apertura per le donne ce l'ha, perché fa una serie di esperimenti, apre i collegi per l'istruzione femminile. Sono cose che per noi oggi sembrano normali, ma che nella seconda metà del Settecento erano esperienze uniche, non se ne avevano tracce altrove. Quelli che muoiono sul patibolo, quelli che vengono fatti scendere dalla nave, e non la sto giustificando, ma sto spiegando perché poi succede questo, sono esattamente quelli che per anni hanno mangiato
con Maria Carolina, sono quelli che sono stati sovvenzionati, sono quelli che hanno progettato con lei il dispotismo illuminato. Poi a un certo punto, giustamente, loro hanno cambiato pensiero. Dice, non lo vogliamo più il dispotismo illuminato, vogliamo la Repubblica. Giustissimo. È un passaggio successivo. Però Carolina faceva la regina. O per quando aperta voleva essere, faceva la regina. Ora io mi immagino, no? Era caduta anche la costituzione della sorella, che tu ricordi. Era caduta la testa della sorella, ma pensate, Croce, che ha avuto, perché poi su Carolina un'altra sfortuna, quando nel 43, 1943, viene bombardata una parte dell'archivio di Stato, mica si bruciano le lettere di Ferdinando. Si brucia tutto il carteggio di Maria Carolina fino all'89, cioè tutto il periodo buono di Maria Carolina in fumo. Si salva Ferdinando, sì, e Maria Carolina no, ce n'hai a stima, non c'è. Però Croce, che aveva letto prima del 43 le lettere di Maria Carolina, nella storia di Napoli, a un certo punto riporta questo passaggio in cui Maria Carolina, quando viene a sapere che è scoppiata la rivoluzione in Francia, dice: io credo che abbiano ragione, che è, come dire, una cosa detta da una regina, è una cosa di una, è dirompente, perché, ma perché lo dice? Perché lei era, come dire, cresciuta culturalmente con gente che le aveva fatto capire che ci voleva la modernità, ci credeva, l'aveva vista a casa sua, l'avevano sperimentato i fratelli. Poi certo le cose cambiano, perché poi la rivoluzione francese è bella di principio, però poi il terrore non ce lo dobbiamo dimenticare, una quantità infinita di morti, non ci dobbiamo dimenticare che la rivoluzione francese ha prodotto poi degli eccidi che sono incredibili, che ha tradito le stesse idee. E quindi poi gli uccidono la sorella, Croce Nera sui francesi, non c'è più perdono. E io mi chiedo, se ci uccidessero nostra sorella, noi come reagiremmo? Perché poi faceva la regina, ma era un essere umano. Quindi Eleonora è quella che va a morire insieme agli altri. E poi Maria Carolina viene raccontata come quella che è talmente crudele che nega a Eleonora l'ultimo desiderio. Lo sappiamo, lo conosciamo tutti quanti, l'ultimo desiderio di Eleonora de Fonseca Pimentel, la quale dice cosa? Voglio morire da nobile, e voleva essere decapitata e non impiccata. E Maria Carolina dice no. Ma perché dice no? Ve l'ho detto 10 minuti fa, forse un quarto d'ora fa. La prima cosa che fa Eleonora, in coerenza con le sue idee, è rinunciare al titolo nobiliare. Fa cancellare il detto e dice: io sono la cittadina Eleonora Fonseca Pimentel. Quindi quando arriva la domanda di grazia alla regina e Eleonora chiede di essere decapitata da nobile, perché lei è nobile, e Maria Carolina dice: non è bello. Tu hai rinunciato al tuo titolo nobiliare, quindi muori come sono morti tutti quanti gli altri. È giusto? Una morte non è mai giusta, una condanna a morte non è mai giustificata, però va raccontata la verità, cioè va detto perché fu detto no alla richiesta di Eleonora de Fonseca Pimentel. Questo non giustifica l'eccidio, ma bisogna dire che quell'eccidio c'è stato perché quelli e solo quelli andarono sul patibolo, perché erano quelli che erano stati i suoi amici e che lei vede come i traditori. Perché se sono quelli che per 20 anni hanno costruito un regno moderno, monarchico, e poi vogliono la morte perché loro se ne devono scappare via sulla nave, ve lo ricordate? Perché il progetto qual è? È quello di farli fuori, sicuramente non è quello di salvarli. E quindi diciamo che questa parte qui, vi ho raccontato tutto tranne che San Leucio, ve lo faccio vedere a volo a volo. Dunque San Leucio, questa è un'immagine di Akert, bellissima, il belvedere, questa è mietitura a San Leucio. Questa è Maria Carolina d'Asburgo, questo qui è il frontespizio della seconda edizione del
codice, perché seconda edizione? La prima edizione 150 copie, 1 gennaio 1789, con una lettera di Ferdinando a Cosmi, che era il responsabile, nella quale dice: fallo stampare che non si sappia. Boh, se questa è una cosa, poche copie e che non si sappia. Se questo è il grande progetto del mio regno, io quante copie faccio stampare? Ma fai 150.000 copie, distribuisci questa cosa, regalala, no? Fai i regali di Natale, ficisti, chi ne statuti esallerci? No. Fammi stampare 150 copie e che non si sappia. Cioè mi dà proprio l'idea di quando dici: fammi passare sto sfizio a Maria Carolina, fammi stampare 150 copie e davanti c'è suo pensiero che non se ne può più. Che cosa succede? Succede che queste 150 copie vengono mandate, Maria Carolina le manda nei posti giusti, cioè tra gli intellettuali europei. È talmente tanta l'eco che ottiene questo statuto che a maggio si stampano 5.000 copie, a giugno se ne ristampano altre 5.000. Non a caso, se voi andate su Google dove c'è scritto libri e cercate nella banca dati di Google dei libri che si possono scaricare in PDF, le versioni che voi trovate del codice di San Leucio sono tutte americane e stanno tutte nelle università americane. Cioè, questo statuto viaggia oltre oceano. Perché in America? Perché erano particolarmente sensibili al tema, venivano dalla rivoluzione americana, venivano dalla Costituzione, dalla dichiarazione di indipendenza, quella era una legge di una modernità straordinaria. E allora... Si può contemporaneamente? Sì, e sono gli stessi anni. Questa è una prima parte della famiglia, nel senso che siamo ancora a pochi figli, perché poi vi voglio far vedere, qua non si nota bene, vedete dove sto girando col mouse? Sembra che la carrozzina sia vuota, in realtà Daphne l'ha visto con me a Milano alla mostra dell'arte delle donne, quello è un velo che Angelica Kaufman mise sopra quel volto, perché lì c'era un bambino morto subito dopo che lei aveva fatto questa tela, era complicatissimo fare un'altra volta tutto da capo, e lei, lasciando memoria di quello che c'era stato, dipinge un velo su questo bimbo che non si vede sotto. Puoi metterlo tu? Utilizzare lo zoom? Posso utilizzare lo zoom, ma non so dello stesso bambino, cioè se uno sta vicino si vede, ma altrimenti... Allora, questo l'avete visto, è il Belvedere di San Leucio. Questa costruzione è quella iniziale del 500, apparteneva agli Acquaviva. Tutto questo viene costruito nel 700 successivamente. Questo è l'arco che esisteva già nel 500, che dava ingresso alla proprietà degli Acquaviva. Solo questo pezzo di sopra, che è lo stemma del Regno di Napoli, viene messo successivamente. Questa è una vista di notte ed è praticamente la parte antica del palazzo. Sotto questa parte qui c'è la chiesa, questa è veramente la casa di Don Battista Marello, che è il parroco della chiesa, e sopra c'è l'appartamento del re, perché l'appartamento della regina sta dall'altra parte, poi ve lo faccio vedere. Allora, l'appartamento della regina sta in quest'area area qua, invece questo qui è quello che questa è un'altra prospettiva, è l'appartamento del re. Tutta questa costruzione più chiara fu fatta costruire a partire dal 1773. Questo è il cortile principale, questa è un'immagine delle fontane del Solari, questo è il giardino all'italiana che c'è all'interno, questa è un'immagine, questa qui è il cortile dei Sedici, perché un'altra cosa straordinaria di cui nessuno parla e di cui tu mi puoi dare conferma. La straordinaria modernità di questo posto, qual è? Le sete? No! In questo palazzo, che è il palazzo dei sovrani, contemporaneamente c'erano i sovrani e gli operai. Non si è mai più verificato
da nessun'altra parte del mondo, perché Buckingham Palace non c'ha dentro le fabbriche degli operai con gli operai che ci lavorano dentro, ma né Buckingham Palace, né in Spagna, né nella nel modernissimo Belgio, nella Danimarca o quello che sia. La convivenza è sperimentata unica volta in assoluto solo a Salerno. Per un giorno? No, per 10 lunghissimi anni. Questo si chiama dei 16 perché tutta quest'ala qui, oggi adibita a Museo Pezzotto, era la parte destinata alle fabbriche. Qui c'erano i telai veri e qui c'è sotto qui il famosissimo torcitoio, che è quella straordinaria opera, queste due grossissime macchine a ruota, ce n'è un'altra copia a Bologna, che partendo insieme avvolgono i fili di seta sui locchetti. È un'opera assolutamente straordinaria. Allora, in questo contesto, queste sono le case degli operai, perché poi in questa colonia gli operai vivevano. E dove vivevano? Nelle case che davano loro chi? Dava loro chi? La regina e il re. La cosa straordinaria, vi ho parlato della dote, vi ricordate? Lo statuto dice niente dote alle donne. Le donne non hanno bisogno della dote. Se due si vogliono e si sposano, la dote gliela do io. Gli do la casa, gli do la dote e gli do il telaio. Per cui questi lavoravano nella fabbrica, ma avevano la possibilità di continuare l'attività in casa. Queste case sono case operaie straordinarie perché hanno il primo piano altissimo, perché ci doveva andare il telaio, e sono servite di luce, di aria, ed erano in un contesto assolutamente impensabile per i tempi. Se noi pensiamo a quelle che erano le case degli operai, per esempio a Manchester, per esempio a Liverpool, per esempio a Londra, in quegli stessi anni. Quartiere San Carlo, due quartieri ultimati, San Ferdinando e San Carlo. A Caserta ancora si dice che quello è il quartiere San Carlo perché è il quartiere dedicato a Carlo di Borbone. Carlo di Borbone lascia il regno di Napoli nel 1759, muore nel 1788. Che ci azzecca Carlo? Niente, è dedicata a San Carlo perché Maria Carolina festeggiava, tutte quelle che si chiamano Carla, quando festeggiano? A San Carlo, quindi è dedicata al santo protettore della regina e al santo protettore del re, che era San Ferdinando. Allora, questo è il quartiere San Carlo speculare, cioè il quartiere San Ferdinando. Questa era Maria Carolina, che non era quella strega brutta come c'è stata descritta, Poi invecchia, diventa brutta, ma voglio dire, scusatemi, solo a lei non era consentito, ma perché Ferdinando era bello quando si fa vecchio, quello non era bello neanche quando era giovane, a dire il vero. Vi ho messo il meglio però, l'ho trattato, vi voglio bene. Ecco qua, questa è l'immagine di San Leucio delle case operaie, e questo è quartiere San Carlo e questo è il quartiere San Ferdinando. Questa è Maria Carolina, questo era il progetto che si chiama Ferdinandopoli, conosciuto come Ferdinandopoli, ma che io mi sono presa il lusso di chiamare Carolinopoli, perché lo statuto l'ha voluto Maria Carolina, le leggi le ha fatte fare lei, le riforme le ha fatte fare lei, ma mossa città chissà da chiamare Ferdinandopoli, scusate, ma Ferdinando che c'entra in questa storia? E allora questo era il progetto di questa bellissima città. Allora vedete, questo è il Belvedere qua sopra, questo è il quartiere San Carlo, questo è il quartiere San Ferdinando, tutto intorno doveva essere costruita la città dell'utopia. La chiamano l'utopia socialista. Che cosa c'ha di socialista questo statuto? Non si capisce. Io ho fatto qualche anno fa uno studio comparativo tra New Lanark e San Leucio, perché c'era uno, lui si dice storico, di San Leucio, di Caserta che sta a San Leucio, che diceva che erano proprio la stessa cosa, che Owen e Ferdinando erano uguali.
come dire che Berlusconi e Grillo sono uguali. Ma forse qualcosa in comune ce l'avranno pure, gli occhi, il naso, la scemità certe volte delle cose che dicono, ma oggettivamente non si può dire che sono uguali, né che il loro progetto fosse, forse ho sbagliato paragone. Berlusconi e Ingroia, ecco. Esatto, allora Owen e Ferdinando erano esattamente come Berlusconi e Ingroia, ok? Uno faceva l'imprenditore, Sami in Scozia. Pensate, e questo vi dà l'idea, nella comunità di New Lanark in Scozia, dove si sperimenta il lavoro comune e collettivo, qual è il ruolo delle donne? Devono provvedere a cucire gli abiti per la comunità, a preparare il pasto per la comunità, a tenere i bambini che sono i figli della comunità. E se Sallecio si fonda sulla famiglia, viene incentivata la famiglia, ti do la casa, ti do il telaio, ti do la dote, ti faccio faticare, basta che lo fai sta quieta, là a New Lanark invece al contratto, dopo il secondo figlio, dal terzo figlio in poi i bambini venivano tolti alla famiglia e venivano messi nell'istituto, perché le famiglie più di due bambini non dovevano crescere. Come vedete è proprio un'antitesi. Quella era un'utopia socialista, nel senso che si andava a progettare la comunità degli operai, che però non aveva la famiglia alla base, che non aveva l'idea paternalistica, che non aveva l'idea della donna né del diritto del lavoro. Da quest'altra parte si sperimenta una cosa unica che resta unica. Allora, un'utopia sociale che non ha avuto uguali nella storia, io dico, però se, ma questo ce l'ha la voce. Perché io se lo faccio andare, vabbè, non fa niente. Questa è un'immagine rubata a Daphne, questa è mia figlia Daphne in abiti storici del Settecento, perché a Sallecio alla fine del mese di giugno si fa un corteo storico molto bello. Allora, io dico, il codice annullava consuetudini e giustizie millenarie subite dal genere femminile. Sul piano giuridico, amministrativo e familiare la donna era uguale, non era merce di scambio, tant'è vero che non aveva bisogno della dote, faceva parte di quel progetto del riformismo asburgico di cui abbiamo parlato, è una riforma che culturalmente porta la firma di Maria Carolina, anche se sul frontespizio c'è scritto che era Ferdinando, Re Lazzaroni, Burloni, Cacciatori, Nasone. E concludo. In questo regno Maria Carolina non fu mai amata, pagò lo scotto di essere donna, straniera, intelligente, questa cosa le donne non si perdona mai, non lo possono essere. Le sue riforme cambiarono fino al 1789 il volto dello Stato, ma di lei si ricordano soltanto le repressioni dopo le rivoluzioni del 99. Ancora oggi questo è il ricordo di Maria Carolina, io mi auguro di avervi dato la possibilità di pensare a Maria Carolina almeno una volta nella vostra vita, non come una donna cattiva, ma come una che per 20 anni ha fatto il suo dovere e lo ha fatto bene. Grazie Maria, devo dire anche per la verba, no, anche la verba teatrale che ci hai messo nel dire le cose. Non abbiamo il tempo, ovviamente il rinvio ad altre cose che stanno nel libro, che si evocano nel libro, altre figure finali, intanto la San Felice, per la verità è un personaggio, e tutto quello che ruota poi intorno alla rivoluzione, quindi il resto di niente, dei libri molto belli sono stati scritti su questi argomenti, però devo dire che ci ha dato un quadro anche chiaro dei rapporti con la Pimentel. Però io un personaggio, però vi chiederò di ritornare, questo ce lo facciamo insieme, anzi facciamo una proiezione del film di Alexander Korda, si intitola Il Grande Ammiraglio, su Orazio Nelson, perché qui c'è un altro personaggio straordinario in quel periodo frequentava, che era Emma Hamilton. E devo dire, è un personaggio molto, molto discusso, no? È un personaggio che veniva da umili origini e ha fatto l'umiltà in senso negativo, per la verità, aveva fatto anche un'idea delle sue scalate sociali, che arrivò a Napoli e influenzò molto quel periodo che è a cavallo tra la rivoluzione napoletana, sul prima e dopo la rivoluzione napoletana.
poi anche lei ha avuto una fine molto ingloriosa nel film di Alexander Korda. Alexander Korda è uno dei più grandi registi e produttori inglesi, perché poi fu, anche se non aveva origini inglesi, poi fu vissuto sempre in Inghilterra, fu riconosciuto come uno dei più grandi cineasti inglesi del XX secolo. E ha realizzato questo film, che appunto viene detto Il Grande Ammiraglio, che è dedicato a Emma Hamilton. Emma Hamilton è un personaggio che è un'altra figura femminile tutta da indagare. Anche quella raccontata solo da un punto di vista. Raccontata solo da un punto di vista, devo dire, è vero questo. Una donna che si è molto sacrificata, tra l'altro si è donata, uso questa espressione nel senso scientemente, si è donata l'ammiraglio Nelson, che era già una leggenda, lei l'aveva conosciuto prima, ma lo rivede e si innamorano dopo, l'ammiraglio Nelson, quando l'ammiraglio Nelson non era l'ammiraglio Nelson di prima, nel senso che l'ammiraglio che aveva un braccio in meno, un occhio in meno, dopo le vicende che l'avevano reso così noto, e per la verità era un uomo già in disarmo quando si rincontrano, e lei lo ama, lo accudisce, lo porta con sé, e da qui nasce poi quella vicenda famosissima del menage a tre, che quando poi si trasferiscono, tornano a Londra, del menage a tre, che dà luogo poi a tutta una serie di chiacchiere in cui la donna però alla fine è la vittima, perché poi entrambi, sia Nelson che Hamilton, non lasciano, nonostante lui fosse il marito e l'altro fosse l'amante con cui ha avuto anche una figlia, Orazia, non lascia questa donna nulla. Infatti questa donna poi fa una fine molto infelice, viene arrestata per debiti e fa una fine molto infelice. Devo dire, anche questa figura femminile, secondo me, in questa storia, in questo momento della storia di Napoli, secondo me va ricordata. Quindi reinviterò anche all'università, perché dei passaggi sullo statuto del mio corso di letteratura vanno assolutamente fatti, lo statuto sul codice Leociano, veramente secondo me imperdibile, perché poi anticipa cose che accadranno dopo e ci racconta una storia che è la storia della rivoluzione francese, diciamo filtrata dagli eventi contemporanei e successivi, ma che è un'idea della rivoluzione francese che non tutto quello che ha prodotto sono dei benefici, anzi ha prodotto anche dei grandi guasti. Voltaire, che sia d'accordo o meno, poco ci importa, però ha prodotto anche dei grandi guasti, e i guasti sono stati anche quelli indiretti, soprattutto quelli indiretti che si sono verificati a Valle. E questo ce lo ricorda, secondo me, molto bene, con grande onestà, una grande intelligenza, grande acume ce lo ricorda. Bene, io non posso che ringraziare voi di essere venuti ad ascoltare questo godibilissimo momento insieme. Ci rivediamo, ringrazio quelli che sono venuti tra l'altro l'altro giorno a Torre Gaia per sentire Don Luigi Merola, che è stata anche lì un'esperienza particolare, quindi ringrazio i soci della Fondazione Cerno, però devo dire che è stata anche quella una cosa nuova, io non lo conoscevo, pensavo, tra l'altro mi aspettavo Don Luigi Merola, una persona anziana, dice, è un giovane prete, ex parroco di Forcella, sì. Pure messicano è simpatico di Maddaloni, del villaggio dei ragazzi, direttore generale del villaggio dei ragazzi di Maddaloni. Io ho anche scritto invitandolo a venire qui da noi in fondazione, lui già mi ha risposto, mi ha detto verrà, molto garbato, ovviamente un personaggio come Don Francisco e Don Luigi, cioè, la luna e il sole. Luigi Merola parla in napoletano, parla in maniera estroversa, estremamente estroversa, dice cose teatrale. Sì, però è anche uno che poi è stato in trincea, ha visto le cose come le cose che accadono a Forcella, quindi ci ha raccontato le cose molto belle. Quindi anche quelle, purtroppo quello non l'abbiamo ripreso, perché avevamo dimenticato di dirlo a noi, però la prossima volta riprenderemo gli incontri di Torre Gaia e ve li faremo vedere sempre sul sito, che fra una decina di giorni vedrete anche quello con Nadia. Colorito pure nel linguaggio. E anche ringraziamo ancora Nadia, grazie, e ci vediamo. Grazie a voi per esserci stati. Grazie. Un applauso. Grazie.